partita, diciamo che è stata una gara veloce e quindi è stata molto dura. Abbiamo combattuto i primi 2-3 giri io e la Bulleri, poi ho provato ad allungare, è andata bene, diciamo che la gamba rispondeva bene e alla fine sono riuscita a vincere. Ti è mancato il testa a testa con la Baroni oggi? Eh sì, diciamo che è mancato la nostra solita battaglia, però purtroppo lei non è venuta e abbiamo battagliato con un'altra ragazza, quindi è andata bene lo stesso, dai. E anche il campionato italiano è simile a questo, sarà molto, diciamo, piatto, però da spingere e quindi vedremo, dai. È una gara, è stata bellissima, durissima, anche perché è un circuito a volte così piatto, sembra banale, ma invece è davvero difficile perché appunto un piccolo errore può farti perdere molti secondi e soprattutto prendere vantaggio su degli atleti che comunque erano molto forti è stato difficile. E una stagione, diciamo, cioè un po' peccato per questa stagione che è partita bene, con buone speranze, ma il Covid purtroppo ha fatto annullare qualche prova di Coppa del Mondo e ci dispiace molto per questo. Però sono molto contento che l'Italia riesca a portare avanti il ciclocross come sta facendo, anche se in zona rossa, anche se ci sono molti problemi, ma gli organizzatori comunque riescono a portare avanti appunto queste competizioni, che appunto è il mio sport, e quindi davvero un grande grazie a tutti gli organizzatori che riescono ancora a portare avanti il ciclocross nonostante questo grande problema che c'è.